Ehi la ciurma, io sono MazioTess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador, che se non sbaglio dovrebbe essere l'episodio numero 64? Addirittura? C'è qualcuno che è riuscito a vederli tutti fino ad adesso? Se sì, scrivetelo nei commenti, perché è un obiettivo mica da ridere, probabilmente nessuno sarà mai arrivato fino a questo punto. Però se siete arrivati fin qua, vi meritate di sicuro un premio. Allora, prenderei quel. No, aspetta. Sì. Sì, i due tiracchini qua. No, però non voglio Ortega. Prendo il Quintero. Questo esploratore. Vai. Facciamo con il nostro solito stile di battaglia. Qui in realtà. Allora, in questo caso ha senso. Sei nemici rimanenti, no, non è un problema, dai, non abbiamo bisogno di. Non dovremmo aver bisogno di cannoni o altre cose. Ah, poi tra l'altro è già il nostro turno, non possiamo. Non abbiamo tempo per fare cose. Allora. Tu vai qua, tu vai qua. Vai qua. Ah, quelli hanno tanti che sparano. Trappoliere, trappoliere. Oh, facciamo che prima sparo io e poi usiamo i Ruenes per fare una bomba fumogena. Hai qualche possibilità? No. Quindi mettiti questo. Mettiti questo. Tu stai qua dietro così avanzi un poco, ma non troppo. I Ruenes vai di fumogena qui. Buono. Inizio proprio a gestirmi meglio le tattiche, mi piace molto. Si è avvicinato. Stupido lui. Ma perché l'altro non si è attivato, l'altro. Forse solo il primo. C'è uno per uno. E non hanno sparato perché hanno pochissima visuale. In tutto questo. Allora, vai. 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 No, lui direi che lo lascerei qua. Fai una difesa perfetta piuttosto. Gli altri non hanno ricevuto danno, per cui. Aia, fa il giro. Cavolo che fregatura. Beh, ci hanno tirato giù loro. Cavolo, mi c'è quasi morto Pintado. Allora. Vai su di lui. Critico, bravissimo. Tu stordisci lo sciamano. I Ruenes si riesce ad andare là? No. Ma se lui si spostasse? Sì.
Cavolo. Seccalo, se no ti fa l'attacco d'opportunità. Ok. Cura lui. No, aspetta un attimo, passa dall'altro lato però. Sette, 79, questo 86, vai sullo sciamano, tu sparare hai sparato, sparare hai sparato, fatto, 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 via. Teniamoci la cortina fumogena qua, finendo che si può. Aia! Lo tiriamo giù questo, tanto non ha... Ok. Nessuna importanza il... Aspetta, curiamo lui che lo mandiamo ad attaccare in avanti. Andrei qua. E qua. Allora. Tu avanzi in questa direzione. Vacci sopra. Bravissimo. Qua dovresti avere un po' di visibilità, spero. Sì. Ok, quasi è andato, buono. Aia. Ok, sono andati. Uno. Due. Aspetta, tu riesci a spostarti qua. Qua. Vai qua. Oh, ci saranno proprio tutti, eh. Ciao. Vittoria perfetta, grandissimi. I guerrieri sono sconfitti, ma tutti in vita. I tuoi uomini li raccolgono al centro del campo di battaglia e li guardano in trepidante attesa. Federico Quintero scuote la sua arma verso i nemici sconfitti. Hanno cercato di ucciderci, capitano. Non abbiamo fatto altro che ripagarli con la stessa moneta. Ricordate, la compassione può essere pericolosa da queste parti. Isabella e Rowena guarda i prigionieri con compassione. Hanno combattuto bene, non meritano di essere macellati come animale. Lasciateli andare, capitano. Credo che abbiano colto il messaggio. Erika e Ruiz sputa. Non sono migliori degli animali. Non sanno far altro che lottare o scappare. Faremo un piacere al mondo se li uccidiamo. Nekalli esamina le ferite di uno dei prigionieri, poi si alza in piedi. Sono solo giovani uomini e donne che lottano per difendere la propria casa da strani invasori. Ora sono i nostri prigionieri di guerra. Dovremmo lasciarli liberi. Non rappresentano più una minaccia. E li lascio liberi. Prendi tutti gli oggetti utili dei guerrieri, ma lasci in vita. Credi che sopravviveranno aiutandosi reciprocamente. Ok, abbiamo preso uno di equipaggiamento. Chi lo andiamo a buttare? Lo andiamo a buttare a... Trevino. E adesso sono tutti pieni. Andiamo a Trevino, dai. E vediamo un attimo cosa ci riserva qua il tempio. Tempio della Morte sorge al centro di quella che deve essere la porzione di giungla più fitta e sgradevole del continente. La tua intera spedizione suda e annaspa come un branco di grassi nobili intrappolati per caso in un insierro di tori.
Il tempio di per sé sembra più una prigione che un luogo di culto, una piramide estremamente piatta e l'unica cosa che si erige al di sopra del terreno è giusto lo spazio sufficiente ad accogliere una scalinata che si addentra nelle oscure viscere della terra. L'ingresso è circondato da alcune iscrizioni. Esamina le iscrizioni. Trascorre un po' di tempo per rimuovere la vegetazione cresciuta sopra le iscrizioni intorno all'ingresso e determinare che il Tempio della Morte non è soltanto un appellativo adeguato inventato dai membri della tribù, bensì il vero nome del tempio. Da quanto riesci a capire da questi glifi rovinati dalle intemperie, l'obiettivo della costruzione è onorare Quetzalcoatl, incitando giovani uomini e donne imprudenti a sacrificare la loro vita con la promessa di un immenso tesoro nascosto da qualche parte nei meandri del tempio. Pedro Alvarado afferra la tua spada con eccitazione. I tesori nascosti al suo interno devono essere davvero immensi se i nativi sono disposti a sacrificare la propria vita nel tentativo di conquistarli. Con il nostro equipaggiamento e il nostro addestramento non sarà certo difficile superare queste prove. Carlo Zaraga scuote la testa con faro ammonitorio. Una sicurezza così eccessiva non potrà che condurci alla nostra distruzione. Chissà quali trappole mortali ci attendono là sotto. Save's coming. Come obiettivo aggiornato? No, c'è perlustra, però facciamo un salvataggio, ciao. Torniamo su Mefico. Vai, che tanto il save scamming. Quel periodo di save scamming è passato, adesso si inizia un nuovo periodo di save scamming. Va bene. Le scale sembrano non aver fine, ma proprio quando i tuoi uomini sono sul punto di rinunciare e far marcia indietro, nonostante i tuoi ordini, la galleria sbuca all'interno di un'ampia sala, con il pavimento a scacchi e dei fori disseminati lungo tutte le pareti. Getta una pietra all'interno della sala. Raccogli una pietra vicino alla parete e provi a lanciarla all'interno della sala. Nell'aria si sente il guizzo quasi impercettibile di quelli che non ritieni essere altro che i dardi avvelenati sparati dai minuscoli fori nelle pareti. Lanci qualche altra pietra e riesci ben presto a identificare lo schema delle mattonelle che contengono trappole. Va quasi tutto per il meglio, ma un unico ordine non chiaro fa sì che Alberto Echeverria metta il piede su una lastra contenente una trappola e balzi indietro urlando, mentre un dardo si conficca nella spalla. Uno dei tuoi servitori afferra Echeverria e l'aiuta a risalire la scalinata affinché possa ricevere delle cure. Nell'altro lato della sala trovi qualche ninnolo d'oro. Andentandoti sempre più nei meandri del tempio, riesci a scorgere l'allettante bagliore di altro oro. Proseguiamo. Dopo aver superato con destrezza un corridoio pieno di ascia oscillanti, sbuchi in una sala circolare che sembra una specie di teatro o arena. Una volta raggiunto il centro della stanza, la pesante porta di pietra si chiude e delle aperture più piccole emergono su tutte le pareti. Per un po' non succede nulla, ma mentre i tuoi uomini raccolgono i pochi oggetti preziosi sparpagliati nella sala, inizi a domandarti se siete semplicemente rimasti intrappolati. Tuttavia, da una delle aperture spunta fuori la testa di un bizzarro animale che inizia a ringhiare subito dopo avervi visto. Sembra una specie di creatura canina, ma molto più slanciata di un lupo. È più grande di qualsiasi cane che tu abbia mai visto. Il suo pelo è interamente nero e assorbe la luce fioca delle vostre torce in modo innaturale, mentre i suoi occhi emanano un bagliore rosso. Altri animali simili spuntano fuori dalle varie aperture e iniziano a circondarti. Quando le creature sferrano l'attacco, i tuoi uomini non sanno come reagire e si separano. Per alcuni di loro non c'è scampo. Bernardo Trevino riceve un terribile morso sul collo prima di poter ricevere soccorsi. Quando finalmente riesci a uccidere l'ultimo cane e le porte in entrambe le estremità della sala si aprono di nuovo, un paio di servitori deve portare fuori il tuo soldato. Ancora più all'interno del tempio scorgi quella che sembra una sala del tesoro. Proseguiamo, ce li stiamo incapacitando tutti. Dopo una buca piena di punte ti ritrovi in una piccola stanza con una buca di pietra situata di fronte alla porta successiva, un altare con delle incisioni elaborate e tre tubi di legno dalle quali fuoriescono liquidi trasparenti che odorano di erbe diverse. Nella buca scorgi una leva. Questo rompicapo sarebbe abbastanza immediato se non fosse per i serpenti velenosi disseminati in fondo alla buca. Cavolo, e ci proviamo. Mandiamo Nekalli. Nekalli accetta nervosamente di andare ad azionare la leva, mentre tu esamini attentamente i tre tubi. Come era prevedibile, ritorna con svariati morsi di serpente. Tuttavia, nel frattempo hai tradotto vagamente le istruzioni sull'altare con i tubi. Sembra che da uno di questi fuoriesca l'antidoto contro il veleno dei serpenti. Con le tue scarse nozioni di medicina, non sei sicuro di quale tubo contenga l'antidoto, semmai ce ne sia uno. Perciò Nekalli sceglie il tubo centrale. Subito dopo aver bevuto, si afferra la gola, emettendo uno sgradevole gorgoglio, e crolla a terra contorcendosi per il dolore. Due dei tuoi servitori devono portare fuori il tuo guerriero, che geme di dolore.
Sembra che tu abbia raggiunto finalmente la stanza più interna del Tempio della Morte. Sopra una pedana sulla parete più lontana, circondata da gemme preziose e ninnoli d'oro, c'è una splendida maschera a forma di teschio umanoide, ma con delle possenti zanne. La maschera è adornata da pietre blu e per occhi ha due enormi opali. Da quello che hai imparato sulla mitologia azteca, ritieni che debba rappresentare il dio creatore Tezcatlipoca, ossia lo specchio fumante. Conquista il tesoro, mi hai dato anche dell'olio. Prendi la maschera e il resto degli oggetti preziosi sparpagliati sulla pedana per poi ritornare da dove sei venuto. Come siamo messi? Ok. Ok, poteva andare peggio. Poteva andare decisamente peggio. E questo abbiamo concluso. Buono. Buono. Mi è venuta una sete incredibile con tutto sto leggere. Boh, ci accampiamo di nuovo. Allora, adesso dobbiamo fare che curare tutti. Allora, lievemente avvelenato. Letalmente avvelenato, porca miseria. Vai. Vai. E adesso cerchiamo di capire un attimo come sistemare gli altri. Allora. Di così siamo a posto? Lanterne siamo a posto, sì. Quindi tu smettila e caccia. Tu, nessuna pattuglia, caccia. Chi è di altro ancora di pattuglia, scusami? Ah, Iruenes, no, guardia. E ci proviamo. Ah, ok, Nekalli sta molto meglio, dice. No, scusa, chiudimi sta roba, volevo vedere qua sotto più che altro. 28 unità di medicine. No, resisto, 10 di carne, migliorato, migliorato, migliorato. Ok. Dovremo poi fare altre medicine appena loro si saranno ristabiliti un poco. Ok. Ci accampiamo nuovamente come ieri. Razioni, abbiamo un po' di carne per tutti? No, però vada. Migliorato, 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 10 di carne. No, ma le erbe tanto ne abbiamo più di 300. Ok. Sì, ci vogliono ancora un paio di giorni prima che arriviamo là. Quelli ancora come ieri. Quindi facciamo ancora come ieri. 10 di carne. Rimessi completamente. Migliorato, migliorato. Ok. Hai perso 18 unità di medicina, sì. Ma ne abbiamo ancora di medicine, vero? Pochissime. Ma dovremmo farcela. Allora, tu che sei a posto, fai l'erborista. E tu che sei a posto, fai la guardia e vada, razione sempre come prima, sempre come prima. Trevino si è rimesso e Nekalli si è rimesso. 5 di carne, ok, quindi di medicina dovremmo essere a posto. E che magari troviamo dell'olio. Quanto abbiamo tra l'altro di tesori? Abbiamo tantissimi tesori, forse ci conviene tornare su. Forse ci conviene decisamente tornare su prima di andare ad affrontare quella roba là, perché avevamo appena curati e adesso c'è un altro che si è fatto male, vabbè. Niente carne, lui non sta bene. Ah, Nekalli, fai che fare pattuglia anche se sei scarso. Tu per cosa sei fatto? Sei fatto per la guardia. Vai di guardia allora. Ok, e tu? Fai caccia. Che abbiamo poca carne.
Ma direi che posso tornare anche all'accampamento per conto mio off camera. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.